6 mesi numero magico meno 1. Hello, bees. Ma buonasera. Hello there. Hola, hola. c'è un certo Luke che ha donato un po' di abbonamenti. No, solo uno. Solo uno. C'è Luke. Sì. Ci stiamo qui un anno, credo. Esatto, sì, altrimenti sì, oggi non facciamo niente. Non facciamo siamo niente. Siamo già sfogati prima con le cagate. Esatto. È da un'ora circa che siamo qua in live, ma va bene lo stesso. Spero. Chi noi? Quando? È possibile. L'ora? C'è della l'ora. Il live non si sente, cosa? Sì. Dicono che non si sente il live. O no? Tanni boomer? Yeah, aspettiamo 5 minuti che c'è un po' di end lag. Okay. Ah, tu non ti senti, Sunny. Il... Ah. Sunny non si sente. Aspettiamo un attimo che c'è sempre l'end lag sulla live. Ah, boh, beh, tipo io in questo momento sono tipo a 2 pubblicità su 6, quindi 3 su 6. Ancora no audio di Sunny. Sunny, non ti Sunny senti. Sunny, no audio. Sento che non si sente poco. Sentono noi che rispondiamo a te. Il bello della diretta. Ah, bella domanda. Sì.
Ma dico io una cosa. Diceva, ah, finalmente tutto a posto, si sentirà tutto benissimo, e invece Devo fare i conti con il mio computer che a quanto pare mi odia. Ferma. Okay. Voi mi sentite? Audio stereo. Perfetto. Audio Sanya. Voglio hashtag adesso, Lo prendo. Ok. Adesso lo faccio. Prova. Così dovrebbe andare meglio. Perfetto. Ok, devi aspettare un attimo perché lag da schifo. Cioè, c'è un end lag pauroso della live, tipo quello che diciamo lo sentono mi sa dopo. No, quello è normale. Quello è normale. È il mio normalissimo lag. Oi boh, hashtag audio è proprio normale di Twitch. Ora bassa, niente, per sempre io farò. Vedi me. Mettilo a metà. No, non riuscirò. A metà era prima. Allora, metà della metà. Non so che ti dica. No, a metà fra quello di prima e quello di adesso. Non ce la possiamo fare. Lo sapevo che succedeva qualcosa, lo sapevo. Non era la mia live se non succedeva una cosa simile. Così presto. Basta, io mi bevo la mia brodaglia delle. Ma già si sputa l'audio anche a quelli di Intel che hanno tutti i microfoni belli. Ma devi rialzare, sono di altezza ma di volume. Qualcosina perché alzare l'altezza Sanni un po' alzarmi l'altezza e posso alzarmi dalla sedia. Basta. Angie bassissima, confermano e io più di così non è che posso fare molto. Più che mettervi al 200% io non so che fare. Parla di nuovo. Hello. Troppo. Adesso vedo se posso fare io qualcosa. Però è una bestemmia, si sentirà fortissimo. No, perché su Twitch funziona così. Bravissimo. Perfetto, sono signori. Perfetto. Prima live, primo panno di anni. Ce l'abbiamo fatta. Angie ora bene, ma non benissimo. Oltre a mangiare il microfono non so cos'altro fare, Io più che mettere a posto l'audio, ragazzi. E non così. Oddio, guarda che si è visto. Principesso, pure lui. Ora dite tutti salsiccia. Salsiccia. Mirtilli. Acqua. Sei solo tu. La luce blu. Braccio blu. No. Cavaliere un po' più a sinistra. Ah, ma no, allora aspetta per flop. Il flop non gli piace quando... Perfetto, ora vi si sente bene, ragazzi. Mi sono fatta. Decentrata. Guarda, non lo disturbo. Cavaliera. Oggi, no? Siamo no. Posso. Io vi uccido. Vi TPK. Subito, senza neanche passare. No. Eloise avrà le vostre teste. Okay. E voi sapete perfettamente a chi mi riferisco. E vabbè, vuol dire non segnalate questa live per terrorismo, io vi voglio tanto bene, e quindi rifacciamo l'introduzione. Stavolta mi sentiranno. Terza volta, third is the charm. Signori, benvenuti in questa campagna Urban Fantasy scritta da me, con sistema di gioco Savage Wars. Perché? Perché era l'unico sistema di gioco che mi permetteva di fare una cosa tanto pazza. Io ringrazio di nuovo i giocatori, i signori giocatori, per essersi offerti come vittime sacrifici. Niente, non c'è una via di mezzo. 37. Come vittime per questa cosa. Preferisco. Ma soprattutto ringrazio la cavaliera per essersi messa a disposizione di questa cosa, proprio di punto in bianco, perché abbiamo perso in questi mesi un giocatore che ha avuto dei problemi personali. Grazie, un applausino alla cavaliera. Signori, spammate i cuoricini per la cavaliera e il piccio pacio. Il piccio pacio, soprattutto il piccio pacio. Vogliamo il piccio pacio vero, il personaggio di sono arrivato. Esatto, il piccio pacio, sì. Ok. E con questo Aspetta, posso anch'io spammare il cipiccio pace un attimo? A chi è?
Vi vorrei presentare i nostri giocatori, a partire dalla mia destra, che però, sì, la vostra destra, la nostra amata Cavalier Cipolla, a seguire Loki, la nostra mod sempre presente Angiuzza, Anna Pachan, amica mia, e infine lo sculo, ma lui non c'è bisogno che lo conoscete, non c'è bisogno che voi conosciate questa persona, basta che voi dovete solo sapere che lui si chiama Sculo. Lui è lo Sculo, avete persino una, se vi abbonate al canale avete pure un emote che ha proprio un dado a 12 facce con su scritto Sculo, e quello è lui, è la faccia del dado più sculata del mondo. La faccia da dado. Abbiamo bisogno di altre. Succede, non posso farci niente, non è colpa mia, mi disegnano così. Scudonardi 2.0? Possibile. Ma vedremo, speriamo. Anna, fai la tua magia. Anna, fai la tua magia. Augurali buona fortuna. Mandali tutte quanti. Ma tu sei dell'FT. Giusto, no. Sanni, buona fortuna. Anna, esci la figura. E basta. Così, giusto, diciamo che abbiamo. C'è anche un altro ospite. Eh sì, lui, il vero eroe di questa campagna, che entrerà nei nostri cuori, spero. Ma direi di addentrarci nella storia e finalmente dare inizio a questa campagna per il quale abbiamo aspettato ben 3 mesi. Signori. È il 2023. Londra ha da qualche anno abbandonato il regno, se così si poteva chiamare, di Elisabetta, la più longeva delle regine, per lasciare il trono a suo figlio, l'eterno principe Carlo III. Londra è una di quelle città che tutti vorrebbero visitare almeno una volta nella vita. È una metropolitana multietnica, per alcuni addirittura il sinonimo del progresso, per altri è soltanto una città come un'altra, un ammasso di architetture che si sono sovrapposte l'una all'altra fino a creare quello che è la situazione attuale. Per altri invece non è altro che una casa, uno svicolo di strade nel quale si passeggia praticamente ogni giorno. In particolar modo è la casa di un vecchio signore, un umano, che guardando il giornale tra la nebbia londinese, accasciato su una panchina, scuote la testa. Non fa più di quanto appena descritto, scuote semplicemente la testa, mentre un paio di occhietti lo osservano. Sfoglia il giornale, di nuovo gira un'altra pagina, e poi a un certo punto si accorge di una piccola figura nera ai suoi piedi. Possa via, stupido corvo! Il corvo, che si era avvicinato speranzosa ai piedi di questo anziano signore, zompetta via, fa schioccare il becco, arruffando le ali, e va ad appollaiarsi in alto su un tetto, guardando fisso il povero anziano signore, con qualcosa che potrebbe assomigliare ad odio. È una cosa che, un'emozione che negli occhi del corvo passa in un lampo. Dopotutto, pensa il corvo, avrà più fortuna la prossima volta. Gli umani, dopotutto, non sono così propensi a dare del cibo a quelli come lui.
sono meschini, almeno secondo la sua, secondo la sua esperienza. E poi non è l'unico posto dove può trovare del cibo. Il corvo spiega le ali, si alza in volo e sorvola Londra. Per alcuni questa sarebbe la fine di una scena, un modo come un altro per poter zoomare su un posto più importante e poi cominciare la storia. Ma qui siamo nella storia di Tre Alberi. La telecamera segue il corvo, lo segue finché questi non sorvola l'Inchlington di Londra e atterra in una piazza abbastanza stretta, pedonale, a malapena frequentata. Il corvo si adagia per terra, si avvicina ad un muro e scompare oltre i mattoni, come se questi fossero fatti di acqua. Al di là del muro, la figura del corvo lascia spazio a quello di una cosa che si potrebbe definire un ibrido tra un uccello e un essere umano. La viuzza, oltre di muro, continua e porta ad una singola porticina. Una porticina che questo individuo, questo mostro, questo essere sovrannaturale oltrepassa, entrando in quella che sembra essere una locanda medievale, una vista abbastanza strana. Una cosa che non ci si aspetterebbe nel cuore di Londra, per quanto Londra possa essere vecchia come città. E qui, dietro il bancone, troviamo una donna, una giovane donna dai capelli rossi, gli occhi azzurri, e il volto pieno di lentiggini, che sta stancamente sbuffando, pulendo il bancone, il vecchio bancone in legno massiccio del suo locale. Ah, buongiorno! La figura alata non risponde, semplicemente va a sedersi, provocando un nuovo sbuffo da parte della ragazza. Questi fatati. Oltre 100 anni, non sono ancora abituata. Davanti al bancone c'è un'altra figura, una ragazza dal caschetto, da un caschetto, un tagliascodella ondulato e con un colore di capelli alquanto inusuale, forse una tinta, che ridacchia un pochettino dispiaciuta. Senti, Louise, piuttosto i nostri ospiti stanno ancora dormendo? Ah, sì. Se vuoi puoi andarli a chiamare. Io di certo non entro in cantina. Ok. La ragazza si alza e si avvicina ad una porticina alla fine del locale e bussa 3 volte. Anna, qual è il tipo di camera da letto ideale per Calypso? Descrivici come hai dormito. Beh, come dire,
È un po' difficile da spiegare il tipo di camera ideale per un centauro, visto che tecnicamente dorme in piedi, quindi probabilmente non c'è il letto. Cioè giusto, si trova giusto l'essenziale, le cose che le servono sul momento, visto che casa sua è altrove. Ma nonostante i tre colpi alla porta, la ragazza centauro continua a dormire. Diciamo che ha un sonno un po' pesante. Caino. Semplicemente un... Caino non ha mai avuto un granché bisogno di grandi spazi. Alla fine l'unica cosa che gli serviva era un letto abbastanza grande per mantenere le sue ali. E un appendiabiti dove mollare la giacca e la camicia prima di appisolarsi sul letto. Nulla di troppo complicato alla fine. Anni, ti interrompo un attimo dicendo che la chat ci sono problemi di audio e di voce. Infatti stavo alzando il volume di Discord. Prova di nuovo. La camera di Caino non è sfarzosa alla fin fine. L'unica cosa che la distingue particolarmente dalla camera di Calypso è la presenza di un effettivo letto piuttosto grande, in modo che potesse poggiare le sue ali senza aver bisogno di farle strusciare per terra. Arwan non aveva dormito in cantina. Era tornato all'hotel che aveva prenotato l'ultima volta che era venuto a Londra. Il Caffè Royal Hotel, un caffè di lusso. Un hotel di lusso. Appena fuori dal centro di Londra. E come il corvo che è passato poco prima, anche lui attraversa il muro in mattoni, senza sapere cosa sta succedendo dentro, e si avvia verso la porta. Umbris, tu non sei sveglio. Prima ancora di sentire quella ragazza che bussa alla porta, tu stai sognando. E non è un sogno strano che tu non hai mai fatto. Hai già fatto questo sogno. Sei di nuovo sulla spiaggia. Sei di nuovo davanti a un mare in tempesta. E dinanzi a te la stessa figura ti sta parlando da lontano. Non è che posso fare molto in questa situazione. Rimango lì, sulla spiaggia, in attesa. Testa! Che ha fatto? Resta! E con quest'ultimo sussurro
tutti svegli. Bonjour, siete svegli? Domanda, Sunny. Sì? Io sono sott'acqua in questo momento. No? Devi descrivermi adesso la tua stanza, come è fatta. La statua di questo vecchio sirenide in realtà non è una statua, assomiglia di più a un bagno. Al posto del letto c'è una grande vasca piena d'acqua. L'unica cosa che può ricordare una camera è che in un angolino c'è un attaccapanni. Però sì, una stanza grande, ma anche quella lì è sfoglia. Va bene. È anziano, ma non ha tutte queste grandi pretese. Ed è lì, incazzato come una iena perché qualcuno l'ha svegliato malissimo. Domanda, si sentiva l'effetto dell'eco quando ha attivato le... Sì. Perfetto. Ma no, noi l'abbiamo sentito, poi non so... con gli altri della chat. Sì, l'hanno sentito. Bene. Mi scuso per l'ora, ma dovremmo chiedervi di alzarvi subito. Insomma, Eloise urla. Insomma, Gat urla Eloise, la ragazza rossa. Tu sei troppo gentile con questa marmaglia, spostati. La porta viene spalancata e voi vedete tutti e quattro Eloise sulla soglia della vostra camera. Forza, in piedi. In realtà tre, perché Calypso sta ancora dormendo. È vero. Entra comunque. Entra comunque. Forza, in piedi. Non posso spendere la mia magia per tizi come voi. Aiuti o non aiuti? Hello, Viz. Caino, che in tutto questo si era già svegliato, semplicemente non aveva risposto al bussare. Guarda Eloise dalla porta, seduto appunto sopra il letto, nel mentre si stava finendo di sistemare le piume delle ali. 2 minuti. E sono da lei. 1 minuto. Però è possibile. E il fatto è che tutti quanti voi, vedete Agathe di punto in bianco dire davanti a voi 1 minuto. Anche se voi percepite di essere l'unica persona davanti a lei. Beh, che dire, in mia risposta parte un piccolo ringhio e mi scrollo dall'acqua d'addosso davanti a lei. Mi vuole veloce? Allora devo fare veloce, mi dispiace. Non puoi mettere fretta a un anziano? So pensieri questi. E girando gli occhi, lascia la porta aperta. Si allontana, tornando dietro il bancone. È fortuna che sono rettile. Arwan. Io sono entrato trovandomi davanti a questa scena. Ah, buongiorno. Ben arrivato, passata bene la nottata? Beh, considerando quanto pago per l'albergo, sicuramente.
e mi avvio verso il bancone. Ah, immagino. Dunque, cosa vuoi da bere? Caffè allungato con un buon whisky. Arriva subito. Scompari dietro il bancone e accanto a te è seduta Agat. Ah, non fai in tempo nemmeno a chiedere un favore che se ne va già. Beh, lei è sempre così da quando ci siamo conosciute. Birchia. Un tipo senza troppi peli sulla lingua. Oh beh, l'avevo capito la prima volta che ci siamo conosciuti anche noi. Ha imparato a usare quel telefono oppure non ancora? Non ancora. Beh, spero che almeno faccia in tempo, prima che partiamo, a capire come si fa una chiamata. Oh, quello l'ha capito. È il resto ad essere complicato. Per il resto c'è tempo. L'importante le cose basilari. Se lo dice lei? Di sicuro, se ci serve qualcosa, non possiamo continuare a fare dovunque siamo in giro per il mondo Londra. Davanti ad il nostro Arwan è seduta questa ragazza che prima ho descritto. Una ragazza vestita abbastanza casual e con questi strani capelli rosati. Molto posata, molto aggraziata nei movimenti. Addirittura quasi timida. Spero che riusciate a scoprire qualcosa su quello che sta avvenendo a Londra. Noi almeno io proverò a fare il possibile. Gli altri, soprattutto la capra, la vedo dura. A tal proposito, Monsieur Silvius non verrà con voi. Ah, una palla al piede in meno. Lei ti guarda, ti scocca un'occhiata abbastanza di rimprovero per un attimo, e dalla tasca dei suoi jeans tira fuori un pezzo di carta che sembra voler piegare. Sembra voler spiegare, ma poi si trattiene. Questa forse è meglio che la legga davanti a tutti. Abbiamo già poco tempo e una sola lettura è meglio di quattro. Signori, voi cosa state facendo? Diciamo che Calypso si sveglia alla fine, ma probabilmente arriva più di un minuto dopo rispetto a quello che aveva detto la signorina di prima. Fai anche 10 o 15 minuti dopo. Così. Ok. Caino? Caino in questo momento si sta finendo di sistemare la giacca addosso, mentre si sta incamminando verso l'uscita. Quindi tu sei il primo ad uscire. Ah, vedo che abbiamo compagnia. Tiro su il cappello per salutare. Dopo Arwan, il mio sguardo passa all'istante verso l'altro Avion, che non riconosco, ne sono piuttosto sicuro.
ma mi incuriosisce vederne altri qua dentro. Ancora non era successo. Lui ti fa un cenno di rimando e torna a guardare quello che sembra un boccale di qualcosa, una qualche bevanda dolciastra, che da nulla gli è apparso tra le dita. Ok, rimango a guardarlo per ancora un paio di secondi, un po' stupito. Non so per nulla come funzioni la magia o comunque qualsiasi cosa sia successa. Dopodiché semplicemente mi siedo al bancone, anch'io, e ripiego le ali il più possibile per occupare meno spazio. E proprio mentre ti siedi, la porticina di questo locale si apre, spinta da un esserino che qualcuno oserebbe chiamare minuscolo, della stessa dimensione di un gatto, con una specie di tronco appoggiato sulla testa, degli occhioni verdi e dei capelli straordinariamente bianchi. Cavaliera. Guardo. Cavaliera, lei sta spingendo una porta di legno massiccio. Immediatamente Agat nota questo piccolo problema tecnico e si alza per aiutarti ad aprire la porta. Te la apre. Grazie. Nessun problema, Monsieur Folletto. Benvenuto. Grazie. È timidino, che non è abituato a stare in questi posti. È incuriosito, ma allo stesso tempo, essendo lontano dalla sua tribù, si muove piano piano e guarda intorno. Però il viaggio l'ha stancato, quindi ha parecchia sete, quindi va al bancone e tenta invano di andare su uno sgabellino, se ci sono, ma l'altezza è quella che è, quindi si arrampica. Vuoi arrampicarti? Facciamo veramente il primo... Oh no! Facciamo veramente... Fammi un tiro di legno! No, perché se si arrampica lo prendo per la collottola e lo aiuto a tirarsi su. Grazie. Ok, lo fai. La faccio da solo, comunque. Sì, la porta certo. Si richiude nel frattempo. Agatha ti guarda un pochettino stranita. Quando veniva la porta qui, Monsieur Folletto? Come? Il raduno dovrebbe essere dopodomani. Come domani? Credo... Non era oggi? No, lei è due giorni in anticipo. Però non mi preoccupi. Sono veloce. Un po' è contento di essere arrivato così per dicevo. E aspetterò. Mi può dare una cola ghiacciata, per favore? Oh, solo un momento. Non sono io la locandiera. La padrona arriverà subito. Grazie. Scappa una risatina che ha scambiato Luis per Agat. Sì, perché non sa. È lì, non è abituato a questi posti. Oh, No, ma Arwan che lo sa, conosce anche la differenza di carattere, gli scappa una risata. Sì. Lei è quindi qui per... Lei quindi è un po' giovane per essere il capo del suo villaggio.
infatti non sono il capo villaggio, ma lo rappresento, perché sono un bravo folletto. Per conto di chi viene lei? Del capo della tribù Bignan, Parugna, mi fa sempre ridere. Siamo della tribù delle fogne. Siamo piccini, ma siamo una grande tribù. Delle fogne? Io non ricordo che il villaggio del signor Pugna fosse nelle fogne. Ci siamo spostati parecchio negli ultimi tempi, sarà un po' difficile trovare un posto stabile. E qui si rattrista un po', perché... Ah no, vuole dirmi che problemi ci sono stati? Preferirei parlarne con chi di dovere. Scusi, ma sono cose della tribù e già faccio non fatica io che a parlarne. Messie Folletto, ma io sono chi di dovere. Lei, dopo tutto, ha percorso metri e metri, se non chilometri, per incontrare me. È stupito, proprio le F4 battito. Lei è la madame? È la signora madame Bouquet? Sì, sono io. Si cerca di tenere un tono. Allora, sono lieto di conoscerla, madame. Il capo mi ha parlato molto bene di lei. Ha molto rispetto e fiducia nei suoi confronti, quindi l'avrò anch'io. E spero che ci darà una mano al villaggio. Ma ora mi dica, che cosa è successo al suo villaggio? Che problemi ci sono stati? Ne possiamo parlare qui? Mi creda. Ragione. Sì. In questo posto ci sono già abbastanza problemi. I suoi non penso che aggiungeranno troppo alle sventure di Londra. Ok. Allora si prende un attimo di pausa e ripensa alle parole del capo tribù. E si rabbuia un pochino, diventa un po' più serio di quanto è di solito, non è più così raggiante. Ultimamente, negli ultimi mesi, ci sono stati degli attacchi, ma non sappiamo bene di chi o di cosa. Di sicuro non sono i soliti topi che ci attaccano. È qualcuno che non lascia nessun indizio. Ci attaccano e rubano la nostra gente. E siamo stati quasi decimati. Ormai siamo rimasti davvero un pochi della tribù. Il capo ci ha detto che c'entra qualcosa del fuoco, delle fiamme. Un calore infernale parla. Ma io non ho mai visto fiamme. Ma il capo tribù, poverino, nell'ultimo attacco si è ferito il braccio. Ha una bruttissima ustione. È anche per questo che non è potuto venire. Oltre che le sue gambe ormai fanno fatica a camminare, visto che è vecchio. Ma ha avuto veramente una brutta ferita. Ma noi non capiamo cosa succede. E abbiamo bisogno di aiuto. Non si può combattere un nemico invisibile. Quindi l'unica cosa che potevamo fare è venire a parlare con lei. È l'unica che ci può aiutare. E il capo ha detto che lei è la persona giusta per questo. Oh mio Dio. Ripensa a casa e un pochino agli occhi lucidi. Aspetti un attimo qui. E andando dietro il bancone, Agathe va per la piccola porticina che porterebbe alla dispensa, solo per poi essere fermata dal fatto che è appena riapparsa Eloise davanti a lei e la guarda stranita. Agathe, guarda che non sei tu la candiera di questo posto. Lo so, Eloise, ma vedi, a quanto pare c'è stato,
peggio in questi ultimi mesi? Ma ancora di peggio? Che cosa? Oltre ai vari fatati, alle varie fatine, degli altri, tutte le altre vittime degli attacchi, altri villaggi? Altri villaggi sono stati presi di mira? Sì, anche i folletti a quanto pare sono stati presi di mira. Oh, non farmi bestemmiare. Lei supera Eloise con uno scatto e mette davanti a Arwan la sua ordinazione. Ah, e ci sarebbe allora... anche un'altra cosa, sì. Fammi un attimo chiamare i tuoi colleghi. Ah, almeno il piumato si è alzato. L'avevo detto. 2 minuti. Il cavallo è un cavallo, il vecchio avrà la sciatica, quindi... Pensa intensamente a quello che vuoi e ti apparirà. Mi sa che è un po' più difficile di così. Non parlava a te, parlava al pennuto. Ah, perfetto. Intanto lei si dirige di nuovo verso la stanza e di nuovo sbatte la porta, stavolta con un calcio. Prende la gonna, se la alza leggermente e, anche se è già aperta la porta, la rispalanca facendo tremare i cardini. Avevo detto 1 minuto! Agathe mi trova che sono davanti alla porta che sta pronta per uscire, invece le arriva 1 minuto, sono passati 5 minuti. Prego signore, si mette da parte e fa una finta reverenza. Prego, era ora che si riunissano i comuni mortali. Ho una certa età, signora. Anche non io so come vuoi che... Non solo come voi che avete più di 100.000 anni. Io muoio molto presto e non vedo l'ora. E vado su. E tu? E diciamo che quando spalanca la porta, Calypso si sveglia. Però si prende un attimino a male. Quindi probabilmente fa come tutti i cavalli quando si prendono a male, scalcia. E non so in che posizione sia la signorina, ma non vorrei mai che fosse dietro le sue gambe. Vuoi farmi un tiro di combattere? Ovvio che sì. Va bene, lancia. Oh no, is this le maniere parte 2? Oh no, mi va male. Vai. Roll. Movimentiamo un attimino questa situazione. Ecco la prima morte. Ecco la prima morte del party. Vai, sarà proprio la nostra cavallina di fiducia. Combattere. Oh no. Qua. Uso un Benny. Che ansia. Allora, aspettate un attimo. No, stavo scherzando. No, veramente vuoi usare un Benny? No, scherzo. Vediamo quanto ha fatto la nostra. Lo dico io. 4. Ha fatto un 4. Calypso, tu eri con le zampe posteriori che erano davanti alla porta. E quando Eloise fa per spalancare la porta con il calcio, tu immediatamente l'istinto prende il sopravvento. D'altronde i cavalli sono creature molto sensibili ed essere metà cavallo non aiuta. Così il tuo corpo agisce da solo e scalci. Gli zoccoli sono proprio indirizzati verso il viso di Eloise e la prenderebbero in pieno se non fosse che proprio a pochi millimetri dal viso di Eloise
È come se i tuoi zoccoli colpissero una barriera che praticamente ti fa rimbalzare. E con una mano al petto che... Ma sono questi i modi di svegliare le persone? Ma porca miseria! La scena di Umbris, la riverenza di Eloise, è quello che vedi. Eloise sembra neanche essersi accorta del fatto che hai cercato di darle un calcio. E quando si riaffaccia, dicendoti "E tu?", tu non riesci a capire cosa sia effettivamente successo, perché dal tuo punto di vista lei ha parlato da sola, ha fatto la riverenza a nessuno e poi si è rivolta a te. Mi guarda attorno ancora mezza addormentata, tipo capendoci ben poco di quello che è successo. 2 minuti? Senti, Bella, hai alle tue spalle un demone che vorrebbe passarti e ripassarti come se fossi un calzino. E io ho sempre meno voglia di dirgli di tenere le mani a posto. Quindi, o un minuto ancora, oppure non mi farò scrupoli. Intanto Calypso si gira tipo, eh? Dove? farò il possibile, credo. Non che debba vestirsi molto Calypso in realtà, quindi probabilmente anche meno di un minuto. Bene, allora, signori, abbiamo, come detto ieri, un grosso problema. Un altro? Lo stesso. Posso fare lo una stesso domanda? Che... vedere se ho finito. Vai, vai. No, volevo fare una domanda per vedere se ho capito bene come funzionano le stanze. Noi e Luisa l'abbiamo vista fare tutti quanti i gesti, ma era sull'uscio della porta. Era giusto? Sull'uscio della porta. Ok, ho capito. A posto, basta. Abbiamo un grosso problema che negli ultimi 2 minuti è peggiorato. Yuppi. Abbiamo anche i folletti che a quanto pare sono stati presi di mira. E io ho sempre meno voglia di vivere. Eloise sussurra a Gat, mezza impaurita. Non fare cose di cui ti potresti pentire o di cui io potrei non conviverci. Con cui io potrei non conviverci? Sì, va bene, tranquilla. Non farò niente di stupido. Quindi, signori, la vostra missione è scoprire perché questi tizi stanno attaccando tutti questi elfi, tutti questi gnomi, folletti, fate. Io vi sarei molto grata se riusciste a trovare chi sta facendo queste cose e perché. Di certo mi salveresti da un esaurimento nervoso. I gigli affilati possono sapere qualcosa oppure si rivelano i soliti gigli affilati? Ok, ripassiamo. Noi vi abbiamo dato un sigillo per chiedere il loro aiuto. E ti indica sì, quello che... Sto chiedendo a te se è possibile che sappiano qualcosa, se sapete qualcosa.
sapete che hanno informazioni oppure lei no. Lei si gira verso informazioni. Agat e fa così. E Agat si ritrova di nuovo nella spiacevole situazione di essere nel centro dell'attenzione. Non è così semplice, Louise. Lo sai come sono alcuni elfi con me? Non... vi guarda, no, un pochettino dispiaciuta. Hanno un piccolo problema con quelli come noi. Vale la pena andare a chiedere informazioni oppure... Potete provarci, ma non penso che vi daranno tanta retta. Comunque, parlando di altro, prima di lasciarvi, qui ci sarebbe un messaggio da parte di Monsieur Silvius. Mi ha detto di leggervelo prima di andare via. Spiega il foglio e comincia a leggerlo. Carissimi sconosciuti, in queste poche ore in cui avete avuto il dispiacere di fare la mia conoscenza, sono stato solo un pericolo per voi e per qualsiasi cosa vi avessero chiesto di fare. Fortunatamente per voi le nostre strade sono già destinate a separarsi, ma un po' mi dispiace perché in voi percepivo qualcosa che non so spiegarmi, ma che mi incuriosiva da morire. Sperando dunque di vedervi in circostanze migliori, vi auguro una rotta piacevole verso la riuscita dei vostri piani. Che il vento vi sia favorevole e che la luna possa guidarvi nelle notti più scure. Silvius. E questo è quanto. Mai parola è stata più vera. Eloise, credo tu possa risolvere un altro nostro piccolissimo problema. Quale? Le indico il pesce, il lucertolone, e tiro fuori il mio medaglione. Di certo non può andare in giro così. Ma posso anche mangiarle? No, lei certo non può mangiare gli esseri umani o gli altri fatati. Porca di... Agat, veramente l'hanno scelto i sirenidi per essere il loro rappresentante? Non dovrebbe essere anche il mio rappresentante in teoria, quindi sono sorpreso quanto te. Sono sorpreso quanto voi. Il suo rappresentante, tu che c'entri? Irlanda. Lui non sarebbe la strega d'Irlanda. No, avevo capito male. Allora, meno male che non è il mio rappresentante. Ma perché? Perché non ho detto di sì quel fatidico giorno? Va bene. Quindi, vuoi che ti faccia un altro medaglione come quello? Sì, se puoi togliere il limite di utilizzi, magari sarebbe anche meglio. Le cose impossibili solo dentro questo locale. Allora serve più di una copia. Da qua. Ti piglia il medaglione e semplicemente lo prende tra le mani, lo scuote e ne escono 10. Prendo tutti e 10. Guardo Caino. Tu sei a posto? O ti serve? Do una botta all'orecchino. Sono a posto. Perfetto. Quindi ne do 3 a Calypso. Ne do 3 a Calypso, 3 a Umbris e 4 me li tengo io. Finito? Qualcuno? Qualche altra domanda? E sì, il piccoletto che cosa ci fa qui ancora? Quello è il mio caffè. Comunque della presenza di questo gatto. È vero che c'è anche lui.
Io mi giuro, sto succedendo qualcosa e l'unica cosa di sopra è il mio caffè. Quello è schifo. Non rispondo niente, sì, te lo ridò. Probabilmente il whisky. E meno male che sei dentro questo locale, Pippoletto, altrimenti saresti stato tecnicamente avvelenato. E penso sarebbe andato a fuoco, probabilmente. No. Cosa? No, no, voglio... Niente confusione. Tranquillo, Pippoletto. E mi appare un altro caffè in mano. Bene. Sono meravigliato, è lì che lo fisso con il cecchino agli occhi. Lucertolone, che cosa stavi dicendo? Allora, visto che tutti quanti volete che io diventi un vostro rappresentante, delucidami. Servirebbe anche a me. Cosa? Ripeti... Cos'è il concilio? Ah, ma ieri proprio non mi stavi a sentire. Ok, il concilio è un gruppo di 13 individui particolarmente potenti, i più potenti delle loro nazioni o dei loro paesi. Non so come sia la situazione geografica, adesso devo ancora mettermi in pari. Puoi usare Google Maps. Ok, poi ci guarderò. Il concilio fa le regole. Le regole sono importanti, specialmente in un periodo storico come questo, quando gli umani fanno un pochettino come gli pare e alcuni fatati decidono che non è così grave andare in giro a uccidere altri fatati oppure ad attaccare degli esseri umani. La qui presente Agat si occupa delle esecuzioni. Io mi occupo delle regole insieme a quegli altri 12 mentecatte. Tu, se entrassi nel concilio, rappresenteresti i tuoi amati mari. E avresti la tua occasione di dire la tua. Per evitare che qualche casino insorga di nuovo. Perché la strategia Titania non è tanto influente come una volta. Buffo un pochino. Perché, maledizione, per quale stracacchio di motivo ho detto di sì 2 anni fa? Mistero della dea. Quale delle due? Sono arrabbiato. Unisciti al club, Lucertolone. Io sono arrabbiata da circa 1000 anni. Oh, ho avuto il tempo di vedere come sono nato e anche i miei predecessori. Beh, sicuramente dovreste avere più entrambi camomilla. Mi scocco un'occhiataccia. Sempre divertente, Arwan. Sempre divertente. Fate colazione e poi andate e fate quello che volete, ma portatemi delle buone notizie. Io non ho capito niente, ma colazione l'ho capito. Dov'è la colazione? Guardo Caino. Lo fisso? Ricambio. Giovane, cos'è un cosplay? Vero, te lo dovevo ancora spiegare. Oh, per gli dèi. E mentre Caino delucida il nostro Umbris sul cos'è effettivamente un cosplay,
Agat si allontana e esce dal locale in silenzio. Quasi non percepite il momento in cui se ne va, ma sapete che la porta si apre e entrano due figure a voi note. Un certo leprecauno e un ragazzotto piuttosto alto, incappucciato, con un notevole problema alla pelle. È come se la sua pelle fosse coriacea. Ma guarda un po' chi si rivede. Ah, buongiorno, signor Arwan. Ancora qui? Ancora vivo? Eloise non le ha... Esattamente. Buon per lei. Di solito... Eloise non è così brava a tenere a bada i suoi istinti. Beh, sarò io che saprò prenderla nel modo giusto, allora. Sarebbe l'unico. Leprecauno si siede stancamente su una sedia e in silenzio l'altro suo amico, il ragazzo dalla pelle coriacea, si siede davanti a lui. Io vado a sedermi con loro. Ah, buongiorno, fratello. Buongiorno, purtroppo ho bisogno di parlare di affari. Siamo un po' incasinati, amico. Mi dispiace, ma penso che dovrà aspettare qualsiasi cosa tu voglia da noi. Che succede? Problemi. Non possiamo parlarne, è una questione privata. Ah, pensavo avesse a che fare tutto il casino che sta succedendo di recente. In parte. Ma... non direttamente. Beh, se avete... delle informazioni, potete aiutarci in qualche modo a capire cosa sta succedendo... Ovviamente non subito, quando avrete sistemato i vostri problemi. Se vuoi posso dirti quello che so ora, ma... è pochissimo. Beh, sicuramente inizieremo da qualche parte e noi non sappiamo niente. Ti posso solo dire che quelli... quelli come noi ormai non escono più. La situazione è diventata davvero insostenibile. Ormai c'è tecnicamente un coprifuoco, anche se il consiglio non dà più direttive in proposito. Capisco. Intanto rimango lì un po' a chiacchierare con loro, gli offro da bere ovviamente. Ma in che senso ha la pelle coracea? Tipo roccia? Coriacea, molto credo. Inspessita, corteccia, come se fosse okay. Ricoperto di calli. Ah. Okay. Loro accettano volentieri il loro boccale di bevande. Davanti a Dave si esce fuori un cappuccino. Non avresti mai detto che fosse tipo da cappuccino, ma a quanto pare... Io mi sono preso un caffè lungo corretto col whisky. Cosa c'è dentro insieme al cappuccino? Chi lo sa? Avevi dentro il cappuccino? No, no, c'è anche il secondo. Dai, già l'hai sbucato. Puoi sbucare anche una cola? Faccio sbucare una cola. In realtà puoi farlo anche tu. Come si fa? Pensaci. Basta che ci penso? Sì. Sì.
Master, posso desiderare una cola maxi? Cioè, proprio grossa così? ti esce fuori una... grossa quanto me? Una cola maxi in vetro che strassuda. No, come vetro. È proprio fresca. Vedi il suo umore che cambia di tutto, è felicissimo. Dice, oh, è più bello del mondo questo. La cosa divertente, è appunto la cosa divertente, che è un boccale, quindi ci vuota. Faccio le cuscine. No, vabbè, non è così piccolo. Immagino Crispino adesso sdraiata a terra con la pancia gonfissima. Sì. Sto gas. No, non è sdraiato a terra, è sul bancone direttamente. La mamma mi tirerebbe tante mestolate per questo. Oh, ma non c'è. Oh, è stato roto. Nel frattempo, comunque, anche se accetta il tuo boccale, per Benjamin il leprecauno è un boccale di birra bello spumoso. Però non lo beve, semplicemente ti guarda di sottecchi. Come se stesse aspettando che ti alzassi. Allora, ad un certo punto, quando vedo che gli altri tre sono a posto con le loro cose, mi alzo, vado da loro. Beh, possiamo andare? Era troppo interessato a sentire il discorso dei cosplay che non lo sento. Giustamente. Mentre lì che c'è tipo un mezzo arrosto lì che pian piano me lo sta mangiando, intanto di ascolto tranquillo Cairo che lì che sta spiegando queste cose qua da giovani, io meglio come la merda che lo ascolto. Che cosa strana domani? Calypso? Stranamente anche, sì. Anche Calypso è particolarmente interessata al discorso dei cosplay. Tutti lì siamo, oh, che bello. Maestro. Maestro la vita. Sono diventato Sabaku, vabbè. Oh, oh mio Dio, ha un effetto più potente di una televisione su dei bambini. Sì, gli umani sanno essere molto strani. Ed è questo che li rende interessanti, essenzialmente. E buoni da mangiare. Non dovevo dirlo. E anche divertenti da guardare. Quando si vedono dalla spiaggia. Eloise sta lì che vi guarda mentre pulisce un bicchiere. Vabbè, state comunque lontani da Burke se vi ricapita di vederlo, e penso che lo rivedrete spesso. Non voglio che gli rovinate la vita. Non ne avevamo intenzione, però grazie per l'avvertimento. Bene, tu follettino? Io stavo ancora, sono lì un po' pesantito dalla cola. Io voglio aiutare la mia tribù, però non so come fare. Oh, bene, presto detto. Questi quattro scapestrati hanno bisogno di qualcuno che non si faccia notare in giro. Ok, li guardo tra l'incuriosito e lo spaventato. Perché un cavallo, una luce e uno con delle ali di farfalla addosso, quindi... Se servirà a migliorare la situazione, ok. Per voi va bene? E indico, cioè, mi guardo. Se vedi quello che passa a mani inosservato si è messo in una tasca, direi proprio di sì. E quello lo so fare, non proprio in una tasca, ma quasi. Io prima di rispondergli guardo un attimo gli altri membri del party, poi mi rigiro verso Crispino, anche se ancora non so il suo nome. Te non l'ho detto, io non l'ho detto. Siamo un gruppo abbastanza eterogeneo, quindi non credo che farà la differenza. In ogni caso, Kain e Tual. Piacere, Crispino, e ti do la mano, vedi che la mano è tutta sciupata, piena di tagli,
e cerottini e un pochino anche umidiccia. Per dimensioni gli porgo il mignolo praticamente. Eh sì, è troppo forte. E saluto anche gli altri, almeno ci provo, vedo le loro reazioni. Crispino, tu allunghi la manina e c'hai ci davanti provo. Questo non cavallo immenso. Faccio semplicemente ciao con la mano e sulla spalla punta. Ho la una testa grandissima voglia di giallo. Ecco, una cosa che noti sulla spalla di questa centaura molto grande. Sì. È una ranocchia gialla che ti guarda. Sguardo intensamente. Un'occhietta proprio, oddio! Mi guarda male? Non no, non ti guarda male, ah, okay. Ti guarda così. Ma che cos'è quello? E lui o lei, come si chiama? Lui si chiama Apo. Apo, me lo devo ricordare. È bellissimo. L'occhietta, come i classici rospetti. Vedi che comunque Apo si fa tutto. Ah, lui mi sta già simpatico. Bellissimo. Vabbè, poi mi rivolgo a Umbris. Cosa mi dice lui? No, in realtà vedi che questo mega lucertolone si abbassa per arrivare poi alla tua altezza. Puoi chiamarmi Umbris. Non ti do la mano perché so che queste cose fanno male, fatate. E vedi che c'ho delle... No. Delle fanti d'arme. Sono poi intimorito, un bel curiosito. Io ho questa reverenza. No, anche perché ho tutta una fila dentata di denti da scuola, quindi. Io ho detto hai detto filati, quindi facciamo. No, però io posso mangiarti. Lo saluto col capo e basta. Questo non lo volevo sapere. Poi cioè, l'altro è un mezzo fatato, quindi sì. Quanto è alto? Un metro e qualcosa. Ok. Cioè, un metro scarso in realtà. Se sembra l'altezza di un ragazzino di 8-9 anni. Ok, quindi siamo quasi lì. Sì, sì. Quindi io mi abbasso di poco. Arwan. Decide, Cristina. Intanto penso, finalmente non sono più il più basso qui dentro. Ok, l'ha pensato, quindi... L'ho pensato. Beh, se abbiamo finito le presentazioni e le spiegazioni dei gusti degli umani, direi che possiamo iniziare a fare qualche ricerca? Sì, grazie. Sono d'accordo. Da dove partiamo? Beh... Direi di andare a cercare qualche informazione dai gigli affilati. Se siamo fortunati, potrei avere una certa conoscenza che potrebbe non essere così testa dura. Mettiamola giù così. Non guardare me, che ho avuto brutte esperienze con quei. No, non sei tu la mia conoscenza, non preoccuparti. No. È che è meglio non farmeli vedere quei cosi. E allora mi sa che tu no, il lucertolone meglio di no, prima che se li mangia. E guardo gli altri due. Beh, e chi sarebbero? Io non ho trascorsi con i gigli affilati. Meglio che averne di pessimi e... Umbris. Per i nostri amici spettatori, i gigli affilati sono una specie di arma, una sorta di polizia patata, che è più che altro composta da elfi, ma non solo, ci sono tante altre razze che compongono i gigli affilati. E come avete potuto da quello che avete potuto appena sentire, alcuni dei nostri protagonisti hanno avuto dei piccoli spiacevoli trascorsi con le guardie.
altri invece sono amici delle guardie. Altri invece che se potrei mangiare, ma visto che ho avuto solamente dei trasporti zero, non dice niente. Beh, Calypso, Umbris, se vi va voi potete cercare qualche informazione in giro, in altri locali, da altri fatati. Ok. Hai letteralmente chiesto a un vecchio di fare una cosa del genere. Ho detto che potete. Poi puoi scegliere tu se farlo oppure no. Ora cosa mi tocca fare? Guardo Crespino. Tu, a parte essere piccolo, hai qualche modo per passare inosservato? Essere piccolo. Ok, perfetto. L'importante è che non ti fai vedere dagli umani. Ma dipende cosa stiamo cercando di preciso. Dobbiamo... Hai presente una centrale di polizia? Oh, sì? Dobbiamo entrarci, abbiamo i permessi. Dobbiamo chiedere informazioni. Ok. Sì. Tutto legale, per adesso. Per adesso? Io non sento! Io non ho detto nulla. Povera Eloise. Povera Eloise. Intanto, dato che le cose appaiono dall'aria, provo a vedere se ci penso intensamente, esce fuori una felpa della mia taglia. No, non esce. Ah, peccato. Bombolone, che... Mi è venuta in mente una cosa. Bombolone alla crema. Esce fuori un bombolone alla crema. Della tua misura, tra l'altro, quindi... Bellissima. Mi scusi, signorina, io ci sarebbe solo un problema. Se io mi metto quel ciondolo, faccio vedere che ho soltanto la parte sopra. Non è che avrebbe qualcosa da portarmi? Non posso uscire, certo. Cioè, a meno che gli umani non lo facciano abitualmente. No. Ma non mi sembra di averli mai visti. Ti assicuro faccio che non è un salto io. Faccio un salto io in hotel, prendo qualcosa. Ok, bene. Quindi io non do i miei vecchi abiti a nessuno. Quindi grazie, Arwan. I tuoi vecchi abiti non può uscire con qualcosa del 100 dopo Cristo. E cos'hanno che non va i miei vestiti? Hai idea di come si veste la gente al giorno d'oggi? Ho visto un paio di foto, ma sono praticamente nude. Esattamente. E allora non è che farebbe tanta differenza. Tanto vale non darli. No, solamente mi metto il ciondolo così tanto. Beh, allora vado. Sono le 7? No, meglio di aspetta no. Aspetta qui, vado a prendere dei pantaloni moderni. Voi volete venire con me o ci ritroviamo direttamente davanti alla centrale dei gigli? Io guardo Crispino. Tu cosa vuoi fare? Fatemi capire una cosa da player. Quelle collane le fanno diventare umani? Cioè li fanno diventare... Ok. Quindi ora loro sono figure solamente umane? Solamente Calypso per ora. Ok. Vabbè, che prima ero umana per metà, quindi vabbè, che solamente la parte sotto. Esatto. Io cerco di levare lo zucchero a velo che mi è rimasto sulla faccia. Io sono appena arrivato, non so molto di questa storia, in realtà ne so poco niente, so solo che c'è un pericolo e dobbiamo trovare una soluzione, ma io sono un ragazzino. Posso aiutarvi con quello che so fare? E oltre a nascondermi, so creare cose, oggetti. E se vi serve altro, troveremo una soluzione insieme, ma dovete guidarmi un attimo, perché per ora non so bene la situazione. So solo che la tribù ha bisogno di me. E anche voi in questo caso, credo. Credi bene.
Quindi dobbiamo andare in una centrale di polizia? Sì, prima dobbiamo fare un salto al mio hotel per prendere dei pantaloni. Per parlare con delle persone. Esatto. Ok. C'è chi può entrare senza da stare sospetti. E quindi possiamo anche rimanere fuori alcuni di noi. Ma se vi serve aiuto, troveremo un modo di farlo. Beh, come ho detto, abbiamo tutti l'autorizzazione per essere lì dentro, quindi possiamo tranquillamente entrare. Entrare tutti? Oh, là. Oh, sì. Finisco la pasta e arrivo. E gliela la mangio il più veloce possibile, quasi inguzzandomi. Bene, allora direi che intanto vado a recuperare dei pantaloni ed esco. Sì, direi che è meglio. C'è Eloise che sta praticamente accasciata sul bancone e sta aspettando che voi andiate. È lì così. Gli do un pattino. Mi uccide. È probabile. No, sussurra qualcosa, ma non riesci a capire che cosa. Capisco che non è aria e mi allontano piano piano. Sempre camminando sul balcone. Ovvio. Se posso, nel dubbio io torno indietro se nessuno vuole fare qualcos'altro nel frattempo. No, in realtà voglio andare fuori per godermi un po' il sole. Dopo sei poi una lucertola. Ok. Ah, infatti che poi tempo fallo. È? È giorno? È Londra, piove. È Londra. Cioè, che... no, è il dai, momento di... È il momento di ricordarvi la data di oggi. È il 14 settembre del 2023. Londra è in pieno autunno. Piove. Quindi il sole è Londra, è inutile. Meglio. Vabbè, un po' di sole passa lo stesso, però piove, quindi faccio un bel bagnetto sotto la pioggia. Ah, che schifo, no, torno dentro. Ah, no, che schifo. La pioggia londinese fa cagare. Sì, sì. Invece la pioggia dove è casa mia invece è messa molto meglio. Beh, se qualcuno non vuole fare nient'altro, nel locale c'avete Benjamin. C'avete Benjamin, il ragazzo con la pelle coriacea, e il Lavion. Dove è andata a finire? C'è sparita Angie, fermi, è andata fuori a prendere, ha rubato il gatto, mi sa, e l'Avion l'ho presa sporcata. Ma sappiamo chi sono più o meno, se sono gente che abbiamo già visto, tipo del concilio, roba importanti, o... Ad esempio io come folletto non credo di averli visti. Tu del concilio, giro, poi da quello che hai fatto dal tuo prologo, tu non sai chi sono quelli tizi del concilio, sai soltanto che sono la massima autorità nel mondo dei fatati, nel mondo delle creature magiche. Tu dovevi solamente andare a trovare Madame Bouquet e l'hai trovata, però adesso dov'è? Non c'è? Non c'è più la è uscita da mo. È andata da mo, esatto. Ah, okay. Ero troppo impegnata con la Coca-Cola. La Coca-Cola. Ah, la Coca-Colomachia. Ah, esatto. No, è la troca, la coca. La strissata e via che passa il dolore. Ma cagata a parte. Bene, allora, se volete fare qualcos'altro, se no arriva Arwan tranquillamente con i suoi pantaloni, con i pantaloni per Calypso. In realtà sono lì che mi sto lamentando di quanto fa schifo la pioggia.
Crispino perché è quello che mi serve più attento in questo momento. Mi sto lamentando fortissimo di quanto faccia schifo la pioggia. Ah sì, perché in Florida resta molto meglio dove vivo io. Maledizione. Ah, per quale motivo devono fare questo i poveri mari? No, non è possibile. Io passo all'orecchio di Crispino e gli sussurro. Tranquillo, è soltanto anziano, fa sempre così. Ma fa sempre tagli così. Tagli corda. Conosco, sembra il mio bis nonno. Non ti bis, non l'hai. Che tu tra l'altro non l'hai mai. Ma ormai gli sparo cacate. Ah, ecco. Beh, in realtà potrebbe essere 4.000 anni. Forse. Ah sì? No. Non è così male, dai, la pioggia. No, oddio. Non ti piace la pioggia? No, non è quello il discorso. È inquinata. Fa schifo. Non hai visto le fogne. C'è Loise lì che sta intanto guardando il suo cellulare, a volte c'è un tic all'occhio. Sì, non capisce cosa cavolo. Ah, la telefonomachia. E quindi, visto che da dove vengo io il mare è molto più pulito, facile ambientarsi, soprattutto per la mia età. Potrei sembrare più giovane qua dentro, ma in realtà per un serenide la mia età è veneranda. Sì, sai, sì, lor signore è una matusa, abbiamo tutti capito. Rido, perché quando dice matusa. Il mio unico desiderio è quello di ritirarsi vita privata. Peccato che mi hanno incastrato in questa cosa qua. Sempre d'accordo. Benvenuto nel club. E mentre loro discutono della pioggia, io vado a fare quattro chiacchiere comunque con l'altro Avion. Ma proprio in generale, giusto per passare tempo. Ok, tu ti siedi e l'Avion alza lo sguardo. Ehi. Iniziamo dalle domande, quelle serie. Quante piume ha questo qui? Questo ha un piumaggio che diresti... non dico come il tuo, ma un po' meno delle tue. Non ha le guance piene di piume, però sotto il collo ce ne ha leggermente più di te. Sono completamente nere, anche se gli occhi sono addirittura neri. È un tipo molto ombroso. Certo, giornataccio per volare, sapessi. Poi domani quando piove non sono proprio, non sganciano niente. Da come ne parli sembra una cosa piuttosto comune qui a Londra. Beh, sai, sono arrivato ieri. Ah, un turista. Sarebbe meglio se fosse così, ma purtroppo non è questo il caso. Impegni di forza maggiore, diciamo così. Ok. Ebbene. Sì. Alla fine noi Avion qui a Londra abbiamo solamente quel poco di cibo gratis che tocca dagli esseri umani, e per la maggior parte del tempo loro ci scacciano via. Niente di strano. E niente, essenzialmente, non è che abbia particolarmente cose da chiedergli. Semplicemente lo sfrutto per occupare il tempo, visto che Crispino è occupato con gli altri due, loro stanno... Va bene, fammi un tiro di spirito se vuoi. Se vuoi, per esempio, fargli conversazione, capire qualcosa di più su di lui. Ma perché no?
Perfetto, non ho capito. Quanto hai fatto? 2 e 3 sul dado del destino. Va bene. Riesci solamente a capire. Riesci solamente a capire che è nato a Londra. Ha un marcato accento, un accento inglese marcatissimo. E da quel che hai capito, bazzica molto attorno a dei particolari monumenti di Londra, principalmente per provare a farsi dare del cibo. Tanto pare la sua più grande aspirazione di vita è trovare una persona umana che gli dia un panino intero da mangiare. Sì, grazie. Il mio unico pensiero alla fine della conversazione è effettivamente: io che pensavo che da te ne se la passassero male. Rispetto a qua siamo nel lusso più sfrenato proprio. E dire che torna Arwan. E dire che torna Arwan a questo punto. In questo momento di... Torna dentro. Pantaloni. Potevi desiderarli. Oh, ci ho già provato, non funziona. Mi prendo e... E vedete, tra l'altro, che Aaron è tornato adesso. Non ha più il cappello in testa, ma ha una felpa. È vestito normale? Casual. Vestito casual. Cioè, sì, è vestito normale per un essere umano. Sembra adesso proprio un ragazzino. Con le orecchie a punta coperte. Per prima come rivestito? Tipo nobile? Sì. Prima avevo un vestito di tardo ottocentesco con un mantello di piume di farfalle e un cappello a cilindro. Ma le ali... Stai meglio così? Le ali sono sotto, piegate, sotto la felpa. Piegate. Ripiegate, sì. La felpa mi arriva alle ginocchia. Sono lunghe... Tu sai quanto sono lunghe le tue ali, vero? Meno delle mie, sicuro. Non mi arriveranno fino ai talloni. Ma ti arrivano comunque fino a metà coscia. E la felpa mi arriva fin sotto le ginocchia. È una di quelle felpe vestiti. Ah, ok. è una felpa di quelle... extra large, sì. Che ti arriva, sì, okay. Sì, sì, è fatta apposta, ok, signor. Ha preso la felpa del padre. Ho appena immaginato Arwan stile Maranza, non so se avete presente. Non ho capito, no. Quella è la felpa di Nerin. Ah, cavolo, è vero, c'è anche lei. Ve ne ero già da scordato. Qualche parte a Londra, sì. C'è un'esclamazione da parte di una povera ninfa che nella sua camera d'albergo si rende conto che le è sparita la felpa. Ma ci sono 2 croissant. Oh. L'urlo immediatamente si dissipa. Ah! Ok. Va tutto bene. Non c'è problema. Si compra facile, Nerin, quanto vedo. Sì. Ah, le calorie. Tanto un fiore. E io prima. E andiamo avanti. Signori. Calypso, hai finalmente il tuo pantalone. E finalmente, dopo che te lo sei messo, ti trasformi. Tranquillamente, in un essere umano con i pantaloni. Prima è meglio che si trasforma, poi che se li mette. Esatto. Si trasforma e poi se li mette tranquillamente. Sì. Perché è un problema mettere i pantaloni a delle gambe di cavallo. Sarebbe un po' un problema, effettivamente. Scusi. No, aspetta un attimo. Il vero problema... Blow.
su quale zampe sarebbe messo il, si sarebbe messo i pantaloni? Quelle davanti? Quelle davanti. Appunto, appunto. Quali sarebbero? Le, quelle davanti e quelle dietro? Quelle davanti, ovviamente. Quelle davanti. Per fare entrambe gli servirebbero due paia. Ma lasciamo questo discorso da parte. Ma andiamo avanti. Oh mio Dio, mi esplode la testa. Avanti. Andiamo avanti, oh signore. Finalmente Calisto c'ha sti cavolo di... E c'è Eloise che vi sta guardando con gli occhi iniettati di sangue. Proprio vi sta... tra un po' urla che vi dovete andare. Ci vi sta odiando. Io la guardo in stile... Ehi, me li affibbiati tu, io ero già via un quarto d'ora fa. E poi esco di nuovo. Senti una risata... mentre te ne esci. E quale dei due? Dave. Ok. E io prima di uscire penso fortissimo a una camomilla da lasciare sul bancone. E la camomilla appare. Mi sembra giustissimo. E la camomilla appare fumante e dal profumo inebriante. Bene, signori, faccio lo stesso. Dire, divento umano anch'io. Come la prendi? Mi tocca di diventare umano, che cosa così bassa. Vabbè. Umbris diventa un bellissimo uomo di mezza età, distinto, e oh, avete presente stile anime, gli uomini di mezza età, Overlord, Sebastian, ecco, tipo lui, diventa tipo lui. Tanni. Vabbè, Hugh Jackman. Sì. No! Cosa dicevi? No, scusa, ma vero? Sì. Hugh Jackman, letteralmente. Ok. Sì, basta. Esatto, esatto, no. Titano, esatto. Bene, sono signori, siete fuori. E Londra è quasi del tutto deserta perché sta piovendo. Yeah. Tiro fuori l'ombrello. Ani, domanda. Uh-huh. Essendo un sirenide che ha bisogno di acqua, questa pioggia qua può essere considerata come tanta acqua? No, perché ci devi stare in ammollo, praticamente, per dei minuti, in modo tale che le tue branchie possano respirare. Ho chiesto. Respirato nel sangue, volevo anche respirare nella pioggia, ma hey. E niente. Solo questo adorabile daddy che passerà di fianco a questa adorabile ragazza. Love. Ok. Con il suo immancabile bastone da passeggio. Ricordiamoci. Signori, siete in mezzo alla cara vecchia Londra. Dite cosa volete fare. Avete davanti a voi il muro magico. L'avete oltrepassato, ovviamente. E siete praticamente nel quartiere di Angel, uno dei quartieri più periferici di Londra. E cosa vediamo? Cioè, non c'è nessuno proprio? Praticamente c'è una via principale. Vedete c'è un ristorante indiano più avanti. Sì, c'è un ristorante indiano. Hai mappa aperto, ovviamente. No. No, perché ci sono andato nel prologo. Ah. C'è un ristorante indiano e vedete. Vediamo un po', trovate. E niente, apro il mio braccio a Calisto. C'è un mezzo fatato, un mezzo orco, che sta seduto lì, cercando di ripararsi dalla pioggia. I miei cari amici non ci sono nei dintorni? I tuoi cari amici? Fammi un percezione. Paraception. Allora, vediamo un po'.
Ok, no, non devo prendere la scheda del piccione. Direi. Perché la scheda del piccione? Come? Dettagli, 4. Come dettagli? Tu non c'hai la scheda del piccione. Tu non puoi avere la scheda del piccione. Ma tu hai stirato con Kain? Ah, no. Ok. No. Allora, hai fatto un 4. C'è un singolo soldato da fuori. Anche lui sta cercando di ripararsi dalla pioggia tenendosi più vicino possibile ad un muretto. Beh, abbiamo che chiedere informazioni per la centrale e mi avvicino. Io lo seguo. Con l'ombrello. Io metto sotto la sua felpa gigante, se me lo permette. Gli faccio da ombrello con l'ala, tanto non posso volare, quindi... Siamo fuori dal muro in mezzo a Londra, sei sicuro di volerlo fare? Io invece guardo Umbris e... No, gli offro un braccio a Calypso. Prendo il braccio e passeggio tranquillo. E vado dal Giglio. Buongiorno, serve una copertura? E offro spazio sotto l'ombrello. Ah, grazie, ma guarda un attimo, ci conosciamo? Io lo conosco, domanda. Fammi un altro di percezione, per vedere se te altro lo ricordi, oppure uno spirito. Sì, va bene, tanto mi sa che ti fa... è uguale, quindi... 3. Tu vedi davanti a te questo elfo che nonostante sia coperto, imbacuccato, quel che basta per coprirsi le orecchie, per avere la testa coperta dalla pioggia, ha questi enormi occhi verdi che proprio... Ce l'hai lì. Ti sembra di averli già visti questi occhi, ma non ti ricordi dove esattamente. Io ci provo. Forse è la prima volta che sono andato ai Tre Alberi. È possibile? Ho chiesto a qualcuno dove potessi mangiare, mi hanno indicato la strada. Oh! Ah, è lei quel mezzo fatato. Ti guarda un po' meglio. Tiro un pochino indietro il cappuccio e poi lo rimetto normale. Sì. Ah! Il ragazzino dell'ultima volta. Ragazzino, giovanotto, piano con le parole, potrei essere tuo nonno. No, quelli come voi non riescono ad arrivare alle nostre stesse età, mi dispiace. Sì, è vero, ma dipende anche quando siamo nati. Ma tornando al discorso del passaggio. Passaggio? Beh, devi rimanere qua sotto oppure sei diretto da qualche parte? Io e faccio cenno dell'ombrello. Io sono qui di guardia, mi hanno sbolognato questo turno. Ma voi di che cosa avete bisogno? Non penso che mi siate venuto qui a salutare così senza alcun motivo, a meno che non si senta in colpa per quello che è successo l'ultima volta. Oh, assolutamente no, non preoccuparti. Tra parentesi, noi sappiamo se c'è una centrale dei Gigli Affilati a Londra? Iniziamo da questa domanda. Sì. Voi non lo sapete. Non lo sapete dove effettivamente stiano le stazioni dei Gigli Affilati. No, non dove stanno, se ci sono. Oh, ce n'è una di certo. Allora glielo chiedo tranquillamente. Beh, stiamo cercando la stazione dei Gigli Affilati. Diretto. Voi alla stazione? Mm-hmm. Proprio noi. Mi guarda. Guarda,
guarda Crispino, guarda Caino, addirittura Umbris, e poi arriva Calypso. Calypso e Umbris se ne sono già andati. Sì, noi siamo andati via per i cavoli nostri, abbiamo superato, sì, sì. Passeggiando via. Ok. Sì, sì. Ci abbiamo detto che ci dividevamo. Punto. Ok. Notato. Poi vi riguarda di nuovo Arwan. Sei sicuro? Vi faccio vedere il sigillo. Quello dove l'hai preso? Diciamo che sono sicuro e me l'ha dato di chi di competenza. Aspetta, faccio un tiro con lui, altrimenti. Niente, non ce l'ho. Va bene. Faccio come porto. Oh cavolo. Se lo guarda meglio, cazzo. Che razza di rapporti hai tu con la duchessa? Yes. No. Beh, queste sono faccende private. Aspetta un attimo. Prende, si rovista qualcosa sotto la corazza, l'armatura, e prende il tuo, ti porge la mano perché vuole che gli metti in mano il sigillo. Sì, tranquillamente lo metto. E vedi che lui infila questo cilindretto che avevi al collo dentro un altro cilindro, questa volta cavo. Fa click e lo vedi che sbianca. Per fine autentico. Ok, di cosa ha bisogno? Indicazioni per la centrale, per adesso. Questo al comandante non piacerà. Andiamo, seguitemi. Ne sono sicuro. E andate dietro questo povero disgraziato che qualche volta si gira verso di voi e scuote la testa. Come si chiama il comandante? Io chiedo a lui, proprio così. Ah, il comandante Tolaker? Non è un individuo molto, molto socievole. Voi che cosa volete chiedere al comandante? Informazioni private. Quando più socievole. Ok, c'entra qualcosa con la situazione in cui stiamo in questo ultimo periodo? Oh, puoi contarci. Oh, merda. Ok. Già. Puoi dirlo forte. Poi camminate. Secondo me ti conviene. Strada. Secondo me ti conviene non entrare perché mi sa che siamo una massa di brutte notizie semovente. Quindi mi sa. Ok. Voi, se seguite tutti quanti questo elfo, lo seguite tutti quanti, o eravate, perché voi, prima avevate detto che Caino e Umbris erano andati per conto loro, voglio evitare. L'ho visto muovere. Io sono con loro. Umbris. Ma infatti l'idea Calypso. È che Calypso... L'idea è che Calypso e Umbris vanno a chiedere in giro alle persone, mentre noi tre andiamo dai gigli affilati. Ok. Anche perché ricordo che Calypso è meglio che non vede i gigli affilati. E Umbris se li mangia, quindi teniamo siamo molto buoni, come sti mirtilli, porco puttana quanto sono buoni. Siamo gli unici che usano diplomazia e non diplomazia.
Nel diplomazia qua. Questa è la diplomazia. Devo vedere ancora che nome dare al fucile, quindi non lo so. Gentilezza. Carezza, che bello. Che bello. Quindi voi seguite questo elfo, mentre Umbris e Calypso sono andati per loro. Lo seguite e a un certo punto vi ritrovate di nuovo a percorrere una stradina secondaria, una di quelle classiche stradine che stanno tra due edifici, molto scure e molto strette. E a un certo punto, in mezzo a questa stradina stretta, il nostro elfo si ferma e... un paio di colpi su una delle pareti. Sussurra qualcosa. E in... posso un attimo... provare a sentire. Posso provare a sentire che cos'è che sussurra? Poi fammi un percezione. Posso farlo anch'io? Lo facciamo tutti. Voglio saperlo. Oh, eccolo dov'è. 8. Faccio io. Mi 1 e 3. A posto proprio. Spero. Credo che si utilizza il Benny di sta sessione. Tanto ne abbiamo 3. Percezione? Ok, provo. Yes. Ecco. Arwan, tu hai fatto la bellezza di due successi. Facci tua. Cominciamo. Sì. Io uso un Benny e riprovo il tiro. Usi un altro? Ok. No, no, non l'ho ancora ritirato. No, usi un Benny, per... ok, quello era Crispino. Ok. Già meglio. Mentre Crispino e Caino hanno fatto un successo. Erano necessari due successi. La lingua è in elfico. E poi ti dico quello che ha detto. Tu capisci che è una parola d'ordine in elfico. Mentre Caino e Crispino sentono soltanto un farfugliare. Capiscono non essere la lingua comune, però non riescono a capire esattamente quali lettere sono state pronunciate. Io mi segno l'informazione mentalmente, compresa la parola. Tanto l'elfico non lo conosco, ma replicare una parola straniera. Non appena queste parole vengono sussurrate, questa parola viene sussurrata, il muro si apre. Un mattone si muove, l'altro si gira e poco alla volta viene ad aprirsi un vero e proprio varco. Il muro. L'elfo si gira e vi fa cenno di seguirlo. E voi oltrepassate questa soglia che vi porta ad uno spazio da arredata in un modo abbastanza vecchio. Una grande scrivania di legno. Addirittura una lampada d'olio, uno scaffale pieno di libri vecchi, addirittura rilegati in pelle, e un mappamondo in un angolo. E al centro di questa sala, seduta alla scrivania,
c'è un elfo dall'aspetto particolarmente austero che sta scrivacchiando su una pergamena in pelle con una penna in piuma d'oca. Non è una vista che si vede tutti i giorni, specialmente nel XXI secolo. Capitano, a rapporto. Idem Pickwick. Sì? Allora, cosa c'è? Se non sbaglio, il tuo turno davanti ai tre alberi non è ancora terminato. Battiamo la fiacca, Pickwick. No, capitano, è che l'elfo alza gli occhi e in quel momento potete vederlo, ha degli occhi di un viola acceso. Io prima di entrare ovviamente avevo preso Crespino, l'avevo poggiato a terra e mi ero tolto la felpa. E sotto avevo gli stessi vestiti con cui mi avete visto andare via. Sì, tanto un felpone, me lo metto sopra e non si sciupano neanche. Sì, infatti. Lo tengo io! Sono coperto. E quando alza gli occhi verso di noi faccio un leggero inchino, notando l'arredamento un po' arcaico. Io invece sto ancora cercando di capire, proprio come Caino, sta cercando di capire se sul mappamondo c'è o meno l'America. Puoi farlo, però... No, è inutile, è semplicemente lui che sta cercando di guardare così, quasi manco si accorge che si alza in piedi, perché visto l'arredamento. Il comandante ha altri segni particolari, oltre il viola degli occhi? Fammi un percezione se vuoi saperlo. Di percezione. E mi sa che te lo tiro anche io. Un successo. E mi sa che te lo butto anch'io un percezione così, giusto per... E te pareva, no? Ah, porca puttana. Sentito proprio questo. Sentito porca puttana. Ser. Ok. Cazzo che culo che hai, non è possibile. Io non ci posso credere. Porca di quella troppo. È possibile. Per Crespino non è niente di particolare. Riesci a vedere dal suo volto che, nonostante sia un elfo e quindi naturalmente longevo, ha i lineamenti molto pesanti. È appesantito dall'età, nonostante per l'appunto gli elfi dovrebbero essere tecnicamente longevi e potenzialmente per sempre giovani, eppure dovesse avere un'età si avvicinerebbe di più per aspetto a quello che mostra Ubis. Invece Arwan, oltre a questo, nota una piccola cosa. È una cicatrice, o meglio, una linea che da parte a parte gli passa attorno al collo. Allora, Pickwick, che cos'è questa storia? Un mezzo fatato? Un folletto e un pennuto nella mia caserma? Capitano, io
non ho potuto fare altrimenti. Loro hanno un lasciapassare. Non... Che cosa? Si alza in piedi. Un lasciapassare ad un mezzo fatato? Prego. Non ho detto niente riguardo... Cioè... sì, capitano, ce l'aveva il mezzo fatato. Chi gli ha dato quel lasciapassare? Ti guarda, c'è l'elfo dagli occhi verdi che ti guarda quasi terrorizzato. La duchessa e il boia. Si risiede sulla sedia. E così quella mezza fatata ha mandato qualche cagnolino a controllarci? No, in realtà no. Ha mandato qualcuno a risolvere un problema per voi. Non abbiamo bisogno di che un mezzo fatato ci risolva dei problemi. Oh, invece ne avete molto, molto bisogno. Vogliamo entrambi la stessa cosa, su via. Lasciamo per un attimo le divergenze da una parte e cerchiamo di aiutare chi dobbiamo aiutare. Senti, signorina... O signorino, come cavolo ti identifichi? Sono un uomo. Bene, signorino dei miei stivali. Non mi interessa che cosa da dire quella mezza fatata. E siamo in Il due. Nostro operato è solo a fare di noi gigli affilati. Non abbiamo bisogno di quelli come voi. E ora fuori. Chiedo una cosa, mentre loro litigano, sul tavolo hai detto che stava scrivendo dei fogli? Sì. Quindi ci sono dei fogli sul tavolo? Sì. Sì. E sono a portata di vista. Allora, tu sei... E se io, mentre loro litigano tra loro, chi ce l'ha più duro? Cioè io tu vado sei... vicino al tavolino. Mi piace. Perfetto. Tu sei praticamente in spalla ad Arwan e la scrivania è davanti a te, ma di tipo... Ero coperto dalla felpa. Una lunghezza. Potenzialmente potresti saltare, ma ce l'avresti letteralmente davanti. Quindi, se vuoi, puoi farmi un tiro di furtività. Puoi farmi un tiro di furtività con più due... Perché sei già nascosto dalla felpa di Arwan. Sì, ero... Per scendere e comunque avvicinarti il più possibile alla scrivania. Okay, quindi furtività. Usa il laccio Madonna, della felpa come un aliato. Mi rischia malissimo. Se posso. Visto che io comunque in tutto questo tempo stavo dietro, essenzialmente aspettando che finissero il discorso di Arwan e l'altro, e vedo che comunque... Crispino vuole scendere tutto quanto. Sì, voglio dargli una mano, voglio tirare l'attenzione su di me. Ma quello volevo già farlo io, perché sentendo già, sì, che parlando, si muove, già. Tu puoi supportare in questo caso. Tu scegli un modo in cui aiutare il tuo compagno. Fai una prova di qualsiasi tipo tu voglia. Se per esempio vuoi distrarlo, magari sarà un tiro in esibirsi. Se magari è un tiro di recitare, sarà un tiro di spirito, appunto, di recitare. Se vuoi... Dipende da come tu te la ruoli. E in base a come fai, quanti successi fai, tu dai un più uno al tuo compagno. Se fai un incremento gli dai più 2. Se invece fai fallimento critico sarà un meno 2. Ok.
Si può fare più di uno questa cosa? O... Esatto, sì. Può farlo sì, più di uno. Supportare... E allora ci provo anch'io continuando il discorso. Ok. Tu che tipo di approccio vuoi... Partiamo da Caino. Che cosa vuoi fare nello specifico per distrarlo? Allora, io essenzialmente voglio... Volevo provare a fare un tiro effettivamente di spirito, per il semplice fatto voglio recitare effettivamente il fatto di essermi parecchio spazientito, visto che per tutto quanto il discorso non ho fatto altro che dire che ci fa un mezzo fatato e un avion, quindi proprio si sente il disprezzo, o almeno io l'ho sentito, quindi volevo fare leva su quel punto e sull'orgoglio che noi avion portiamo con noi, per appunto fare un tiro di spirito e iniziare praticamente a... parlandoci comunque sempre con un tono abbastanza stizzito, parlandogli di... cercando di fargli capire che non è esattamente così che si tratta degli ospiti, per quanto indesiderati questi possano essere. Okay. E visto che ci sono anche qualche frecciatina, il fatto che qualche frecciatina ce la metto. La prima Se cosa vuoi che... fare una frecciatina diventa una prova di provocare. Se invece vuoi semplicemente essere, rimanere sul, se vuoi essere il più diplomatico possibile, rimani sul persuasione o lo spirito. E volevo provare anch'io a convincerlo, continuando a sottolineare l'argomento che, ok, puoi odiarmi, però... non è quella la cosa importante. Noi potremmo avere delle informazioni che a te mancano e tu delle informazioni che mancano a noi. Se ci aiutiamo è meglio. Va bene, persuasione. Quella è schietta persuasione. Ancora per un po' ce l'ho. Ah, tu guarda. Lo so. Ha fatto 58.000. Ok, no, fatti solo. Ora tiro anch'io. Io faccio spirito. E sperando che un successo. Ok, in tutto hai un più 3. Proviamoci, ragazzi. Quindi faccio furtività. Fai furtività con in tutto un più 5. Più 3. Oh, brava. Più 3. Più 5. Ok. Hai fatto 16. Hai fatto 16. Voglio un applauso. Voglio un applauso. Voglio... Grazie loro. Vada. No. Okay. Danny, un applauso. Ruolate. Bravo. 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 Ruolatemela, signori. Ruolatemela. Tu riesci ad arrivare... Tu riesci ad arrivare fino a... Sì, allora, tu riesci praticamente ad arrivare, ad arrampicarti anche sulla scrivania. Non c'è neanche bisogno di fare atletica, perché ci prendi tutto quanto il tempo del mondo. Ah, okay, loro perfetto. Riescono a distrarlo abbastanza a lungo perché tu riesca ad arrivare sulla scrivania. Mettete una felpa che si muove... E te loro fanno così. Uè, uè, no, no, no. Immagino loro che si muovono. No, no, noi stiamo fermi solamente che si muovono le bocche. Bene, allora vado sopra il tavolo alla scrivania e guardo i fogli e vedo quello che più mi attira su cosa stiamo cercando noi. Nel frattempo, ruolatemela pure tranquilli quello che dite al signore. Ah, ok. Ok, ok. Inizio io se non ti spiace. Sì, prima il bastone e poi usiamo un po' la carota. Allora, io faccio essenzialmente un passo avanti, sorpasso Arwan, con aprendo un po' più le ali di quanto fossero prima, in modo anche da coprire in questo gesto la vista all'altro elfo che era accanto a noi. Gli faccio: senta, signor comandante Telafel o Falafel, come diamine si chiama, non l'ho capito. Tol Acker. Va bene. Noi siamo qua, cioè non stiamo cercando di fare il suo lavoro, noi stiamo cercando di compiere il nostro.
E per farlo ci serve la sua mano. Non è che perché siamo semplicemente un mezzelfo, un mezzo fatato e un avion, per quanto lei li disprezzi, per quanto lei li disprezzi, non è così che si trattano degli ospiti. Spero sia chiaro. A parte questo, comandante, come dicevo prima, stanno sparendo delle persone e noi potremmo avere alcune informazioni che a voi mancano e viceversa. Capisco il rancore che possa provare nei nostri confronti e dei confronti di chi ci manda, però al momento non è questo l'importante, o sbaglio? Anzi, se è una questione di ficcare il naso, di aiutare, siamo disposti anche a lasciarvi tutto il merito di tutto ciò che succederà. Di a prenderci anche ogni colpa, ovviamente. Non è una questione di merito. Questa è una questione di ordine. Questa è una questione di orgoglio. E stavolta vado più avanti io. A me sembra che, come la maggior parte dei disguidi tra le altre razze e gli elfi, questa sia una questione di orgoglio più che una questione di ordine. Noi non stiamo cercando di scavalcare nessuno. Vi stiamo chiedendo una mano. Tu che cosa faresti al mio posto, ragazzino? Entrano qui con un lasciapassare dei civili che, a quanto pare, dicono di sapere qualcosa. E dicono di voler aiutare a sgominare un problema che affligge questa città da circa 2 mesi. Tu cosa faresti al mio posto? Diresti: prego, venite qui, prendete tutto quello che vi serve. D'altronde, come cosa potrebbe andare peggio di così? Oppure diresti loro di stare dove stanno, rispettare il coprifuoco e lasciare che siano i professionisti ad occuparsi di queste cose. Quale coprifuoco? Non avete dato nemmeno, non è uscita nemmeno una legge ufficiale per questo. E comunque, sì, io proverei a ricevere tutto l'aiuto possibile, o almeno l'aiuto che mi viene fornito da chi è più in alto, anche se posso capire onestamente cosa, che non sia esattamente l'aiuto più affidabile. Ma comunque preferite delle persone che possono dare meno nell'occhio di qualche giglio affilato, oppure continuare a fare tutto da soli? Non siamo tutti civili di Londra. Siamo in 3. E che cosa avreste da offrire? Potremmo iniziare dal fatto che abbiamo visto uno degli assalitori. Non so se è un'informazione che vi può tornare utile. Oltre a questo è ferito. Merito suo, indicando Arwan. Fatemi indovinare. Un tizio incappucciato. Sì? Ma un tizio incappucciato che adesso ha un bel foro di proiettile nella spalla. E non solo. Che un altro? Tizio incappucciato che, vabbè, a parte il potere evocare degli animali spettrali,
usa magia druidica. Magia druidica. Magia druidica. Bastano come informazioni iniziali o serve altro? Mi bastano per capire che non sapete niente in più rispetto a noi. Ma sappiamo anche che non prendono di mira mezzi fatati, non gli interessano. Cosa? Cercano solo i mezzi fatati. Hanno attaccato tutti noi tranne lui. E l'unica cosa che noi tutti abbiamo in comune è di essere fatati puro sangue. Non sappiamo ancora nulla. Oh, è possibile ed è successo. Senti, ragazzino, sono stati anche rinvenuti attacchi verso altri mezzi fatati. Che non ti abbia voluto attaccare, forse perché c'aveva qualche... Ha visto in te qualcosa, gli sei sembrata una bambina? Ma ti posso assicurare che questi stronzi attaccano i mezzi fatati. E quanti sono questi mezzi fatati che avete trovato? Non sono obbligato a dire a te da chi abbiamo ricevuto queste informazioni o queste segnalazioni. Adesso Arwan si inalbera un pochino perché si è rotto i coglioni proprio fortissimo e prova... l'ultima maniera a convincerlo, poi vaffanculo, vado da qualcun altro. Si avvicina ancora di più. Adesso sa che il Crespino non è più sulla sua spalla perché l'ha sentito che scendeva. Penso che 2 più 2 riesca a farlo su dove è andato, anche senza guardare. Sì, quindi sì. Aiutato apposta. Voglio proprio avvicinarmi a lui per avere la faccia, i miei occhi puntati su di lui, sui suoi viola. Lei vuole veramente mettere a rischio le vite di centinaia, migliaia di fatati solamente perché non vuole ricevere dell'aiuto che le viene mandato? Non pensa che ne sono già morti abbastanza? Ingoiate l'orgoglio per una volta. E si tira indietro. Proprio quando tu ti eri avvicinato, lui si era rialzato in piedi. Proprio in quel momento Crespino era riuscito a risalire la scrivania, ritrovandosi una distesa di fogli davanti a sé. Lui parlava di quello che gli aveva dato degli indizi, comunque informazioni, quindi vorrei cercare qualcosa, appunto, queste informazioni per trovare un indizio su persone o luoghi, per avere una pista da seguire oltre la polizia. Ok. C'hai davanti a te un bel po' di carte. Fammi un tiro di ricerca. Ricerca, aspetta. Non avere ricerca. È semplicemente... Quindi è un... Senza... Ah, D4? Meno 2. È un D4 senza meno abilità. 2 se non ce l'hai. Se no... Visto che comunque hai fatto un buon tiro di furtività, quindi posso usare percezione? Noterà. Puoi fare anche intelligenza, se vuoi. Ok. Proviamo. Per capire, per assimilare tutte le informazioni,
e ti passano davanti il più in fretta possibile. Senza... Aspetta, tutti. Aspetta, ma devo tirare due dadi? Mm-hmm. Due di... Aspetta, perché devo tirare intelligenza? No, aspetta, no, c'è già... L'hai già tirato. Aspetta. L'intelligenza l'hai già tirato. Hai fatto un successo. Lo ritirerei. Le posso usare un Benny? Sì, sì, tira il Benny se vuoi. Ne tre, usali tutti. Io li uso tutti. Sì! No! 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 È agilità, ha sbagliato! Ho sbagliato! È agilità! Per la buona! No! Eyes of Tiger! Ragazzi! Lo ritiro! Hai di nuovo fatto un successo! Basta! Ma che palle! Dai! Ma vaffanculo! Cavaliera! Tiro 5, aspetta, c'è un altro. Vai, tira tutto. Vai. Ma va a piegare. No, ora li tiro tutti, proprio per il gusto di farlo. Sì. Oh, ce l'ha fatta. 5, 5. Ha recuperato quel successo. Bastava tenersi il successo all'inizio. Ma niente, ne vogliamo di più. Volevo provare. No! Che ce ne frega, noi Benny fanno schifo. Senti, te ne do uno in più di Benny soltanto perché hai fatto veramente un'idea geniale. Sei buttata su questa cosa, su questa scrivania. Allora, è lì che cerca, non capisci un cazzo. Ok, tu praticamente ti ritrovi su questa distesa di fogli, su questa scrivania, e puntellate sulla scrivania ci sono le mani di questo elfo che tengono fermi i fogli, quindi non li puoi muovere. E nel mentre loro sopra di te si stanno scannando, si stanno letteralmente sputando addosso sentenze, e Arwan gliene sta dicendo di tutti i colori. E io sto scrivendo il prossimo repertorio. È una rap prendendo nota senza la musica. Tu hai poco tempo, ovviamente, prima che lui abbassi lo sguardo, però non ti ha notato. E nel mentre cerchi di guardare il più possibile i fogli, senza ovviamente spostarli, perché spostandoli lo porteresti a abbassare lo sguardo perché sente del movimento, tu riesci a leggere chiaro come il sole la scritta. Ho qui gli appunti. Comunque mentre cerca la scritta, piccolo off topic. Io voglio vedere tutta la prossima sessione Umbres e Calypso in giro per i bar a cuccare. No, vabbè, la stiamo monopolizzando. Mi dispiace. Vabbè, vuol dire che ne approfitterò per fare il turista. Come... No, prossima sessione solo Umbres e Calypso. Esatto. Forza. E noi mangiamo popcorn. Capito, Calypso? Non rubavamo tutto. Andiamo al ristorante indiano. Loro rubano tutto quanto a puttane. E noi andiamo a puttare. Ovviamente. No, ovviamente. Veramente senso. Ovviamente. Niente, scrivo le cose, ma... Ora capisco. Dove polizia, usciamo! Ok, va bene, vado per memoria. Vedi, rapporto degli attacchi, Southwark Bridge. Southwark Bridge. Ve lo scrivo, ma non posso scriverlo. No, vabbè. Ma lo scrivo. È una zona di Londra. Aspetta, un bridge dovrebbe essere un ponte. È Sunny. Un ponte di Londra. Sunny, ascolta. Dica. Sessione, vai lì sul gruppo Telegram e elenca tutti i nomi che hai detto. Sì. Vai prima. Uh-huh. Una cosa, Sunny. Lo scrivo direttamente. Sì.
ho visto. Io volevo provare a con questa ultima frase, volevo provare a convincerlo proprio. Posso tirare oppure non serve perché è troppo capoccia? Ok, aspetta. Tanto scrivo sul gruppo se riesco a beccarlo il gruppo. Non è così difficile, credo. Ma Fanny, fallo dopo questo. Esatto, non preoccupare. Sì. Va bene. E intanto vai, Calypso tira. E Umbri sa ballare. No, je tire. Sono lì che passeggiamo. Tranquillo. Fai 45 stavolta. Circa. Quanto è uscito? Non vedo. 14. Ah, vabbè, dai. Non è possibile. No, ma... Ma dite che cita, dai! Ma dai, non è possibile! Ma non è possibile! Ma non è possibile! È tutto quello che ho fatto è stato totalmente inutile, poteva farlo subito questo tiro, mannaggia! Esatto! Devi sapere una cosa, cavaliera. Io lo odio per questo. Beh, allora... Mi spiace, non allora, sono Tenji. Questo è un test. Questo vuol dire... Che c'è bisogno di un tiro contrapposto da parte sua. Testate. Buona fortuna, Sandy. Senti tu. No. Oh. Dai. Sì. No, ce l'ha fatta. Non ci credo. Benny. Beh, posso usare un Benny per ritirare un D6, no? Sì. Quale sia detto? Fatemi gioire. Fatemi gioire. No, allora, vediamo. Beh, è diventato un 17. Così? Cosa? Cosa? Così. 6 più 6 allora, più 5, 17 più 2. No, 6 più 6 più 2. Quelli sono... Quello è il tuo tiro. Ho ritirato un D6 col Benny. Ma non è cumulativo. Non è cumulativo, devi ritirare tutto il tiro. Non è cumulativo, lo dovresti riesplodere. Quindi hai praticamente... Ti sei fottuto il tiro della vita. Perché hai tirato il Benny, hai ritirato il D6. Ah no, a saperlo non lo tiravo, scusi. E allora te lo tieni? Guarda che comunque... Sì, potrei ritirare tutto il tiro, però... No, non, so. Non ce la faccio, no. Esploderò due volte di nuovo. Ok. Per l'ultima volta, ragazzino, non è affar vostro. Se mi porterete qualcosa di meglio di queste quattro informazioni, ci penserò. Ma per adesso statene fuori. Se volete fare le vostre ricerche, le vostre indagini, fatelo da soli. Noi non vi aiuteremo. Posso far notare alla cavaliere il fatto che ha alzato le mani? Facevo i versi al tipo... Ma io ho alzato le mani. Io continuo allora... a guardarlo negli occhi. Bacio. No. No. Niente. Bacio. Trazioni. Io continuo a guardarlo negli occhi. Semplicemente faccio cenno a Crespino con una mano, tanto non mi vede perché abbiamo lo sguardo fisso lui. Di andare, intanto gli porgo l'altra mano. Beh, vedo che fai così, io comincio a scendere un po', credo. Beh, allora ci rivedremo quando avremo le informazioni che cercate. Gli sto prendendo una mano. Guarda la mano. Comunque. Ok. Ce l'hai guantata? Sì. Te la stringe brevemente. Poi tornasse di sedersi.
Portali via i... Mi sono già alto fianco. Sì, signore. Agli ordini, signore. Prego, prego. E con questo voi uscite. Nel frattempo abbiamo Calypso e Umbris a Mignotte, che sono andati a Mignotte. Io fugo due secondi in bagno e torno subito. Vai pure, vai, vai, vai pure. Calypso sì, Umbris no, non va a Mignotte. Ma manco Calypso, perché Calypso Sanni sa. Gossip. Yeah, oddio, potrebbe andarci, perché sono quelli i suoi gusti, però lasciamo stare, quella è un'altra storia. Ah. Ma andiamo avanti. Ma andiamo avanti. Bene, signori. Avete davanti a voi una strada. Quanto siete andati avanti? Per circa quanti metri? Ah, dipende. Quanto cosa avete che cercato? In realtà nulla. Questo succede... Stavo passeggiando per guardare la città. Ok. In realtà città... io, perché gli ero braccetto, stavo guardando intorno, ma... Anche perché, oggettivamente parlando, non sappiamo bene dove andare a cercare indizi, quindi... Ah sì, andate a cercare indizi. Ok. Mi basta non sono sapere. Mai stato a Londra, non sono rimanete, mai stato nella città grande, rimane... porca puttana. Oh, una no. sola informazione. Rimanete nella zona del pub oppure vi addentrate sempre di più verso il centro di Londra? Anni, potrebbe Dica. Essere grave la cosa. Cosa? Calypso non è mai stata a Londra. Umbris e due. dipende. Cosa fate? Proseguite per questa strada? Ah, noi proseguiamo. In realtà, sono qui che parlo, sono qui che cammino. Da Giovanotto, cosa vuoi fare? Non ho idea, il primo bar non umano che troviamo, ci infiliamo dentro e proviamo a chiedere. Sei consapevole che io non so niente, vero? Nemmeno io. La cosa potrebbe essere divertente. Ed è un tono molto sarcastico, signorina. Sì, beh, più che altro potremmo creare problemi se chiediamo cose sbagliate. E poi... Io ho una proposta. Mi viene in mente una cosa, il foglio ce l'ha... coso. Hai ragione. Le facciamo con quell'autorità che diamo cose. Propongo una piccola cosa. Il Prima foglio. Di iniziare a chiedere il foglio lì del il cilindretto, il lascia passare? Sì. Ce l'avete tutti. Ok. Quindi io ho una proposta. Prima di avventurarci in mezzo alle persone, perché non studiare un po' l'ambiente che ci circonda? Una passeggiata qua intorno? Ok. Magari ci imbattiamo in qualcosa di interessante che potrebbe centrare con quello che stiamo cercando. C'è solo un modo per scoprirlo. Prego. E faccio gentil sirenide. Passeggiamo. Sopra o sotto? Fallo te, Anna. Diciamo. Aspetta, Sunny, buona fortuna e scelgo sotto. Anna, tesoro. Poi vi addentrate sempre di più al centro di Londra. Le vie si fanno poco alla volta più fitte.
tante, le persone sempre di più, nonostante l'aria pioggia, nonostante la pioggerellina che permea l'aria. E sono un muretto alzato, di quelli che devono accogliere un albero. Su marciapiede c'è un ragazzo che sta suonando una chitarra elettrica. Poi dall'altra parte vedete una centaura, anche lei sta suonando uno strumento musicale, ma è più lontana rispetto a questo ragazzo e è decisamente meno brava di lui, tanto che qualche volta si ferma a scuotere la testa, lanciargli un'occhiataccia e ricominciare a suonare. I passanti vanno avanti e indietro davanti a loro, ma molti si fermano più che altro davanti a questo ragazzo. Un ragazzo biondo, con una barba incolta sul mento. È vestito in modo casual, jeans, una t-shirt, alcuni bracciali, addirittura una collanina al collo. E potete notare che il ragazzo è straordinariamente alto. Guardo Calypso. Guardo la sua simile. Credo che questi due non siano troppo diversi da noi. Sì. Credo. Vuoi iniziare? Guardi, dico una cosa. Io sono famoso per essere razzista. Quindi lascerò fare te le chiacchiere. Non so quanto sia buono in realtà. Cioè, preferisci che insulti qualcuno e mandi tutto quanto all'aria, oppure qualcuno che non riesce a parlare? Beh, però se parli come hai parlato con me fino adesso... Oh sì, non hai idea di quanto ti voglio mangiare in questo momento, però mi devo trattenere. Faccio un passo più lontano. Ok. In realtà non so bene a chi da chi andare per primo. La centaura forse no, perché avendo avuto a che fare veramente poco con i miei simili, forse no, non è il caso. Direi prima il ragazzo che suonava la chitarra sulle gradinate, sul muretto. In questo momento mi si accendono in modo automatico i miei istinti da predatore. Ma non voglio mangiare qualcuno, ma ok, sono allerta, potrebbe esserci una trappola. Non si sa mai. Sono pur sempre un cacciatore, no? Io nel dubbio mi allontano ancora un po'. Adesso vedi che mi sto guardando intorno un po' sospettoso. Tu ti avvicini a questo ragazzo. Lui continua a suonare. Quella che sta suonando è una canzone rock. La conosco per caso? Così. Fammi un conoscenze comuni. O no?
conoscenze comuni. Comunque io non vorrei dire, però Umbris è un lucertolone marino, pensa che sia una trappola, è il pronipote dell'ammiraglio Akbar. Caro mio. It's a trap. It's a trap. 4. Giusto. È semplice. Guarda, hai fatto 4. Quella che il ragazzo biondo sta suonando non è altro che la cover rock del tema della theme song di MacGyver. E continua a suonare. In realtà aspetto semplicemente che finisca la canzone. E comunque l'osservo. Non saprei nemmeno come iniziare una conversazione senza sembrare inquietante, probabilmente. Quindi mi limito a fissarlo e aspettare che finisca la canzone. Sembrando ancora e più proprio inquietante. Quando ha finito, e non appena finisce la sua canzone, lui scende dal muretto, recupera da terra un berrettino di stoffa che aveva messo, pieno di soldi adesso, e con grande voce, a gran voce, con gesti quasi teatrali, dice: grazie, grazie, sarò qui tutti i giorni, da lunedì a venerdì, sempre dalle 16 fino alle 19, festivi esclusi. Si intasca i soldi e si fa per mettere il cappellino, poi dice e se anche quello fa finire nella tasca dei jeans. Anda. Lui mi sembra semplicemente un umano o come noi? È semplicemente un uomo molto alto per te. Ehi là, buongiorno signorina, qual buon vento la porta qui. Ha qualche richiesta? Per la modica cifra di 5 sterline, 5 vecchie sterline, posso suonarle qualsiasi cosa. Io tipo guardo un attimo Umbris, hai qualche richiesta? Perché io non ho soldi, sicuro. Penso questo momento sto guardando che per dire dai, per quale cazzo di motivo la telecamera si è fermata? Infatti me lo sto chiedendo pure io. La domanda, the big question is, the question why? Is no. Scusi, Sannina, niente, ci ok, niente, ci siamo. Successo. Mi sta solo lì che proprio quello sguardo, dai bloccati porca puttana, altrimenti questo me lo mangio. Sì, il problema è che non ho soldi. Odio fare queste cose. Calypso, ricordati cosa ci ha dato. Porca puttana, l'è zitta. Che succede? Ma cosa? Alexa saluta. Alexa, miseria. Ciao. Miseriaccia, Alexa, state zitta. Segnala il servizio cliente. Oh. E niente. Il Calypso si accende lei. Scusate. Niente. Intanto faccio mostra Calypso quello che ci ha dato il cosino che ci ha dato la Eloise. Ti devo ricordare come si fanno le cose. Dai. Aspetta, il cosino cosa? Quello lì per riconoscere. Stavo confondendo. È presente lascia passare. Ah, ok. Ciao Nerina. Possiamo parlare? E lei cosa ha lì, signorina? Glielo avvicino un attimo, ma tenendolo comunque tipo... No, decisamente non è... Oh
un momento, ma voi siete... Oh, sentite, io non ho niente a che fare con cose strane, eccetera, eccetera. Non voglio avere niente a che fare con qualunque cosa. Se avete sentito qualcosa su di me, vi assicuro che tutto quello che faccio è estremamente legale. Sì, in realtà volevo solo chiederti se avessi visto qualcosa di particolarmente strano ultimamente nei dintorni, magari. Tipo... un tizio incappucciato. Ah, allora non si tratta. Ok, perfetto. Allora siamo in affari, signorina. No, non voglio sentire niente di quello che hai appena detto. Non ho sentito niente. Comunque, se che dire, cosa vuole che sia? 2 mesi di puro caos. È da un po' di tempo che non posso fare il mio lavoro di sera. Dopotutto gli attacchi ci sono soltanto verso quell'ora. Ti spieghi meglio gli attacchi? Verso che ora? Esatto. Verso che ora più o meno? La sera, se la notte. Mai avuto modo di... se ha mai avuto modo di vederne uno dal... vivo, cioè, spero di no per lei, però nel caso in cui... Lui si appoggia alla sua chitarra? Io no, ma ce ne sono parecchi come noi che hanno intravisto uno di quei tizi, qualcuno addirittura è scappato via. E saprebbe indicarmi chi di preciso? Beh, io non li conosco, li conosco solo di vista, sa, quelli come noi non è che... Sì, ci parliamo, ma non è che abbiamo tanta confidenza tra di noi. A malapena sappiamo dove riunirci. E nel posto in cui vi riunite c'è parecchia gente che ha comunque avuto a che fare con questi individui che pargono caos e... Bah, c'è un tizio molto spaventato, si è rinchiuso in casa ormai, si fa non fa altro che farsi accompagnare. A malapena lo vediamo nelle riunioni. Ma lui dice che c'è questo... che gli capita sempre di vedere questo incappucciato con una figura bianca a seguito. Capra per caso? Ah, io non ne so niente, capra, suino, bovino. E dove abiterebbe questa persona? O questo comunque... magico, immagino. Non lo so, ma si fa sempre accompagnare da un tizio grosso. Gli spinge sempre la carrozzella. Okay. Ha uno strano problema alla pelle, lui. Essere come lui non lo vorrei mai. Guardo Umbris. Non era? Esatto. La ringrazio. Io non so niente di quello che fa illegalmente, ovviamente. La lascio stare. Molto gentile. E prendo... Oh, la vecchia, io mi ha fatto dimenticare quello che ho sentito delle cose illegali. Grazie, signorina. E grazie a lei, distinto signore. Come già detto, sono qui dalle 16 alle 19, tutti i giorni, fino a... venerdì. E poi festivi non ci sono, non cercatemi. E quindi si torna ai 3 alberi. No? Esatto. Sì. È strano, non vuoi parlare con una tua simile? Che sono io a per giudicare? Beh, non saprei cosa dire a una mia simile. Curioso.
Devo i commenti per dopo la live. In ogni modo, torniamo indietro? Direi di sì, abbiamo abbastanza indizi per capire che il tizio di cui parlava era lo stesso tizio che c'era poco fa al bar. Forse avremo la sfortuna di non incontrarlo, però almeno Eloise potrebbe dirci chi è quella persona. Mm-hmm. Spero che abbia bevuto la camomilla che gli ho lasciato sul bancone. No, secondo me le farà molto piacere. Secondo me no. Hai mico sentito la testa calda? Prego, le ridò di nuovo il braccino. Un po' titubante stavolta, visto quello che ha detto prima. Però comunque... Vabbè, sono vecchio, ormai so controllare i miei istinti omicidi, però ok. Non lo so perché ho questa visione di Umbris che ad un certo punto si ferma e azzanna il braccio di Calypso a caso, totalmente. Ma... È un ictus. No, è un tic nervoso. No. Quindi tornate... Quindi tornate alla locanda, al pub? Yes. Yes. Quindi ripercorrete a ritroso la via dal quale siete arrivati. Niente di strano. Se, anzi, vi fa quasi piacere rivedere sempre meno gente, notare che vi state allontanando dal centro della città. E quando arrivate alla locanda, aprite la porta e l'Avion se n'è andato. Eloise è sempre lì al bancone con la tazza vuota di camomilla accanto a sé. E sta cercando di capirci ancora qualcosa con quel cellulare. E in un angolo della locanda c'è soltanto il leprecaun. L'avevo detto. Classico. L'avevo detto. Ragazzuoli, direi che è questo il momento per chiudere la sessione di oggi. Oh, posso togliermi la giacca? Sì! Oh. Sì! Sì, però fatemi chiudere la live! No, no, nuda, no, no, nuda, nuda! Non si chiude! Oh, fatemi Dio chiudere santo, la live! Mio Dio, niente. Finalmente! Una liberazione, mai più! Solo sessione 1, accontentatemi! Mai più! Cosa mai che durante più? L'inverno lo farai! Durante l'inverno lo farai, quando diventerà freschino tornerai a avere in camicia lì e giacchino, lo farai, te l'assicuro. Per il momento vabbè, io sarò Arwan in felpa. No. Sì. Ecco, nuova skin di Arwan, non esatto. Più vestito da gentiluomo ma con farlo. La felpa. Salutate Cthulhu, salutate Cthulhu. Tanto, tanto può sbloccarne quante sì, ne vuole Cthulhu. Di skin. Ah. Il ritorno di Cthulhu. Ma adesso oh, no. Si cominceranno a mettere tutti gli anelli. Io. Tutti anelli d'oro, bracciali, collane, farà il rapper, yo-yo. Yo-yo-yo. Yo, man, fanculo, man, welcome to the jungle. Bene, ragazzi, io spero tantissimo che vi sia piaciuta questa prima sessione. Non è sparito l'audio, in nessun momento io ne sono felice, wow. Miracolo. A parte l'inizio che... Miracolo, yes. Ma non per merito tuo, sculo maledetto, esci da questo corpo. Esci da questo corpo. E niente, spero che anche il pubblico abbia gradito questa prima sessione che verrà ricaricata sul tubo con il benestare vostro. Sì, sì, ovviamente. Con il benestare vostro perché ho proprio fatto. Oh mamma mia. Basta che blocchi i commenti perché non voglio vedere insulti che tiro troppo alto.
No, si sono visti i tiri, se no. Vedere tutti. No. Io vedere la fa questo messaggio per la chat di YouTube. Qua, ogni volta che Arwan scula, un pomodoro in chat. Un pomodoro nella sezione commenti. Ogni volta che Arwan scula, un like. Anche. Cioè, scusami, sarebbe... vuoi alzare il numero di like? Fai così. Sarebbe più proficuo chiedere una sub ogni volta che Arwan scula. Oh mio Dio. Però quando si scula 100.000 euro a tutti, allora posso. Però lì c'è un pochettino un conflitto di interessi, perché o voglio che scula o voglio che non scula. Insomma, signori. Allora, signori del pubblico, signori giocatori, miei amati, mie amate caprette sacrificali, è stata una bella sessione. Ho provato a pettarla la capretta sacrificale, però non è andata bene. È una pecora, la pecora. Noi ci lasciamo e ci ritroviamo qui il mercoledì prossimo con un'altra sessione dei Tre Alberi. Mi raccomando, non mancate, spero che vi sia piaciuto questo primo episodio e, come al solito, vi voglio tantissimo bene e ricordate che i bombi salvano il mondo mangiando la foglia e che Arwan scula senza ritegno. Notte, ragazzi, notte. Notte. Si va in silenzio radio. Yeah.